Allora, qual era il clima a Cinisi e in Italia alla fine degli anni 70? Alla fine degli anni 70, intanto un clima estremamente combattivo si era creato negli anni 60, soprattutto nel 68, allorché erano state espropriate i contadini dalle loro terre per costruire la pista trasversale a Punta Raisi. Quelle battaglie da allora videro un po' il battesimo politico di Peppino. Io appartenevo a quelli che avevano un terreno in queste zone. La battaglia dei contadini di allora era: dateci i soldi così possiamo andare a comprare un altro pezzo di terra e continuare a lavorare, a fare il nostro mestiere. Invece i soldi di allora, dopo 5 anni, la mattina vedemmo arrivare 800 carabinieri, cani poliziotti, elicotteri, in assetto di guerra, e riuscimmo a resistere per 3 giorni. Alla fine abbiamo dovuto arrenderci, e ricordo ancora molte di queste persone che piangevano perché si vedevano buttare a terra la loro stanza da letto, la cucina in cui vivevano normalmente. Quindi svegli questa pista, un aeroporto nato sbagliato, su un aeroporto controllato dalla mafia, e su un aeroporto in cui sono caduti 2 aerei con circa 350 morti. Un aeroporto non si fa in queste condizioni. Quindi diciamo così, questo è un primo momento. Nel clima politico di Cinisi c'era, diciamo così, il nostro gruppo, Cinisi ci chiamavano i Mau Mau, perché erano tutti un po' di ispirazione maoista, ti spiego meglio. La nostra scelta politica nasce all'interno del 68, forse qualche anno prima. Peppino appartenne a un partito che allora si chiamava PSUP, nato dalle ceneri del Partito Socialista, quando si fece il centro-sinistra. PSUP erano i socialisti giusti che dicevano: noi in un governo capitalistico non possiamo andare al mare. Per cui uscirono e si fecero questo partito. Mentre il modello di riferimento del Partito Comunista era Mosca, per noi prima del PSUP, poi la sinistra, Pechino, la sua complessa esperienza della rivoluzione, non è il caso di parlare, perché... Cosa ha significato per voi e per le vostre famiglie essere di Radio Out? Essere di Radio Out significava essere, se te lo devo dire con una parolaccia, dei rompiscoglioni, rompiscatole, e essere guardati con molto sospetto dalla gente, e per alcuni versi, ecco, te lo posso raccontare con un episodio. Qualche giorno dopo che uccisero Peppino stavo leggendo un resoconto della commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, su Salvo Lima, dicendo che era citato in questa relazione 2500 volte e che era uno dei principali indiziati della connessione mafia-politica. Quando torno a casa, mia madre mi aspettava davanti alla porta e mi disse: quando ti ammazzano un vestito di rosso. Ecco cosa significava. Significava che avevamo la coscienza di essere un po' più avanti rispetto ad altri, di essere delle avanguardie, di rischiare, è ovvio, e di fare un gioco che poteva essere anche pericoloso, ma era il gioco necessario per impostare un modello di società diverso. Qual è stata la forza e la debolezza del vostro gruppo? Ma forse il nostro gruppo era quello di essere abbastanza compatti ideologicamente. La debolezza cominciò a spuntare intorno al 77, che è un movimento rispetto al 78 diverso. Cioè nel 77 cominciarono tutti i movimenti extraparlamentari andarono in crisi. Tieni conto che la lotta continua di cui tutti facevamo parte si sciolse. La parola d'ordine che allora andava di moda è il personale e il politico. Personale e politico significa: mi faccio la mia vita personale, le mie scelte, eccetera, e faccio politica. Riprendiamoci la vita, cioè smettiamo di fare politica, viviamo ognuno la nostra vita, la nostra gioia. Peppino all'inizio si prese una sbronza ideologica di questa cosa, poi si prese ben conto che significava smobilitare politicamente, cioè significava non sapere più organizzarsi, pensare solo a se stessi e chiudersi nel proprio personalismo.
c'è una lettera bellissima di Peppino, quella che poi i carabinieri usarono come una prova del suicidio, in cui chiama tutta questa gente, dice a costoro preferisco mascalzoni, stupratori, eccetera, chiama questa cosa un personalismo da porcile. Allora diciamo così, questa cosa cominciò a insinuarsi anche all'interno del nostro movimento, per cui ci fu una sorta di clima di smobilitazione. L'occupazione simbolica della radio che in questo tempo fece Peppino nel febbraio del 78 è un momento con cui lui intendeva proprio ribellarsi a questi compagni che non lavoravano più. Poi la tua domanda cosa diceva pure? La forza e la debolezza, perché... Sì, diciamo così, la debolezza era in questo clima generale di mobilitazione, così la nostra debolezza era quella di non essere, una aberrazione, ma è quella di essere esposti rispetto alla mafia. Allora, sei pentito? Sei pentito di qualcosa in particolare che avete fatto in quegli anni? Abitualmente non tanto, mi rimordo solo un po' di avere tirato la corda un po' troppo con Peppino, di averlo direi quasi provocato e portato a esporre quello che era la sua naturale aggressività, perché insomma, la radio cominciò, diciamo così, ad avere una forma un po' più organizzata e più concreta quando ho cominciato a lavorarci nell'ottobre del 77, quindi gli ultimi 7 mesi furono molto intensi, sono quelli di cui abbiamo lavorato braccio a braccio, e ripeto, ogni tanto questa sorta di interiore rimorso di non essere stato, io avevo 5 anni un po' più di Peppino, di non essere stato forse più riflessivo di lui, ma di aver giocato sullo stesso piano. Se dico Peppino impastato, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente, come faccio a dire, una parte un po' di me stesso, un esempio che io ricordo, andavo alla radio con mia figlia Carola, che allora aveva 3 anni. Carola appena vedeva Peppino, gli diceva, lo prendeva per mano, gli diceva usciamo, la portava a passeggiare. E lo sbancava perché si faceva comprare caramelli, gelati, giocattoli, eccetera. Peppino arrivava con 200-300 lire in tasca, pochissimo. Arrivava alla radio e mi diceva mi dai una sigaretta. Allora che riuscivo a capire tutto, gli davo tutto il pacchetto. Però, insomma, hai capito la sensibilità di questa persona che non presta le sigarette. Vabbè. Allora, perché Peppino in passato fu ammazzato? Perché fu ammazzato, te lo posso dire, come diciamo in Sicilia, un rispetto è misurato, con porta la porta. E mancare di rispetto è proprio, cioè, un delitto di lesa maestà. Noi in fondo abbiamo fatto questo, li abbiamo resi ridicolizzati davanti a tutto il paese, e quindi queste persone di rispetto per alcuni versi hanno reagito con il delitto.